Ciao a tutti ragazzi, oggi è mercoledì 8 novembre, sono le 6.47, oggi vi porto a Firenze in uno dei laboratori biomeccanici più all'avanguardia d'Italia. Oggi infatti sono ospite di Ortopedia Fiorentina all'interno di Florence Sport Lab per farvi vedere come funziona un laboratorio di biomeccanica. Quindi a questo punto ragazzi direi di partire perché alle 8.30 ci aspettano. Andiamo! Eccomi qua ragazzi, sono arrivato dopo quasi un'ora e mezzo di agonia nel traffico fiorentino, però ce l'ho fatta. Questa qua è l'ortopedia fiorentina Florence Sport Lab. Adesso entriamo dentro, andiamo a conoscere gli ortopedici e che cosa fanno qua dentro. Eccoci dunque arrivati all'interno della sala biomeccanica di Florence Sport Lab. Florence Sport Lab ha deciso di affidarsi completamente alla tecnologia tutta italiana di Idmatch Bike Lab, in quanto è una tecnologia molto precisa, ma soprattutto molto molto affidabile. Andiamo adesso a vedere come il biomeccanico Paolo Ferrali all'interno di Florence Sport Lab effettua la visita su un ciclista. In questo caso ciclista e bicicletta entrano all'interno del laboratorio biomeccanico e dopo una chiacchierata col ciclista per capire le abitudini in bicicletta, ma anche le abitudini quotidiane che potrebbero alterare i livelli posturali e anatomici del ciclista, si va a riportare sulla bicicletta i marcatori che sono fondamentali per determinare i parametri con cui la bicicletta del ciclista entra all'interno del laboratorio biomeccanico. Attraverso l'ausilio di un rilevatore laser si andrà a rilevare l'altezza della sella, l'arretramento della sella, la distanza del manubrio e la distanza tra sella e manubrio. Tutto questo ovviamente viene effettuato con macchine che sono molto precise e molto affidabili per ridurre al minimo l'errore e per avere un dato il più preciso possibile, che poi è quello che tutti i ciclisti cercano. Successivamente il biomeccanico andrà a manipolare il ciclista per rilevare eventuali difformità articolari o una mobilità magari articolare un pochino più scarsa. Fatto questo passaggio è la volta della rilevazione plantare del ciclista, che è molto importante per determinare poi il giusto posizionamento della tacchetta sullo scarpino del ciclista. Questo passaggio invece è fondamentale per capire se c'è corrispondenza, diciamo così, di allineamento tra le articolazioni fondamentali degli arti inferiori. In particolare con questo sistema si possono determinare eventuali cedimenti articolari o rotazioni. Successivamente, come dicevo, si va a riportare sullo scarpino attraverso una verifica, anche in questo caso analitica, e grazie appunto a una guida laser si andrà a rilevare la giusta posizione della tacchetta sullo scarpino. Questo è un controllo accessorio in più che ha fatto il biomeccanico per capire se c'era corrispondenza tra la larghezza plantare del piede e la larghezza della tomaia della scarpa. Poi il software ovviamente rielabora tutto e inserisce il tutto all'interno di questo grande software che elaborerà poi tutti i dati biomeccanici. Questa è la vera e propria rilevazione biometrica che avviene attraverso una telecamera che lavora a 100 Hz e che è in grado di poi trasferire in digitale tutti gli angoli biometrici e biomeccanici. Fatto questo, il biomeccanico andrà a selezionare la sella più consona alla seduta del ciclista e di conseguenza anche il manubrio, che sarà poi montato su questo ciclo simulatore altamente tecnologico e gestito da un software molto preciso e che sarà in grado appunto di rilevare in modo dinamico, come vediamo in questo momento, cioè col ciclista che simula la sua normale pedalata, la giusta posizione in sella attraverso adattamenti molto precisi mentre appunto il ciclista pedala. Terminata la visita biomeccanica, questa appunto è l'ultima fase, il ciclista avrà tutte le sue misure da portare poi al meccanico per trasferirle sulla sua bicicletta da corsa e in questo caso il ciclista sarà felicissimo. Ok ragazzi, la visita a Florence Sport Lab si è appena conclusa, io sono montato in macchina e ho puntato la macchina verso Siena perché altrimenti la mia moglie e la mia figliola mi strozzano se faccio tardi. Comunque è stata una visita molto bella e molto interessante, ho potuto conoscere persone molto professionali ma soprattutto persone che hanno fatto del loro lavoro una vera e propria passione. Quindi ragazzi, che dire, se passate da Firenze e siete dei ciclisti, dei triatleti o dei corridori, l'invito che vi faccio è quello di fermarvi
all'interno dei laboratori, degli studi medici di Florence Sport Lab, perché veramente lì l'atleta è a casa. Comunque ragazzi, che dire, è stata una visita molto molto formativa, ho avuto l'opportunità di conoscere persone con delle competenze altissime nel loro settore, ma anche la possibilità di conoscere il grande Giovanni Visconti, che purtroppo non ho potuto firmare per motivi di marketing e di permessi con gli sponsor, ma mi sono semplicemente limitato a fare una foto. Avrei preferito fare un video anche dedicato a Giovanni Visconti, ma è chiaro che lui, essendo professionista, deve sottostare anche a dei contratti che ovviamente sono contratti molto vincolanti e molto stretti. Quindi ragazzi, spero che la mia visita vi sia piaciuta. Credo e spero di poter ritornare presto all'interno del laboratorio di Florence Sport Lab. Per oggi direi che è tutto, noi ci vediamo al prossimo video e, che dire, alla prossima. Ciao ragazzi!